È la volta dell'assemblea congressuale della CGIL SILP, diverse le tematiche in programma, a 30 anni anche dalle stragi indimenticabili, e non si può non discutere dell'emergenza Covid e l'emergenza immigrazione. Assolutamente no, insomma, abbiamo scelto questo periodo prima di tutto perché dobbiamo rinnovare gli organismi congressuali a 4 anni dall'ultimo congresso, dagli ultimi congressi territoriali. Abbiamo iniziato con Agrigento in Sicilia, in una Sicilia di cui sono il segretario generale già da 8 anni e che andrà incontro a un rinnovamento intanto di tutte le cariche, un ringiovanimento perché è necessario. Eh sì, 30 anni dalle stragi, tra lotta alla criminalità organizzata, ecco, una chiave di lettura che vogliamo dare in un territorio molto, molto intriso e preso notoriamente preso dalla criminalità, dalla mafia e da tutte le mafie, anche da altre. In un momento in cui ci sono parecchi eventi che da emergenziali non riusciamo ancora a portare a strutturali e dentro i quali si può attecchire cresce l'humus dove attecchisce il malaffare e il crimine organizzato, insomma. E deprime le economie, quelle reali, quelle vere, quelle legali soprattutto. E in questa storia stiamo cercando di leggerla questa storia in una maniera molto, molto, in un contesto molto complesso, che ci vede appena uscire forse dall'emergenza Covid. E ci vede dentro una guerra alle porte di casa, dove tutto cresce, la depressione economica va ancora più giù, il reddito di cittadinanza che ci ha salvati da alcune situazioni sembra non essere più uno strumento così importante, speriamo e auspichiamo che si parli e continui a parlare come le cronache ci dicono, del salario minimo, ecco, per rimettere la gente a lavorare. Perché è il lavoro che dà dignità alle persone. Se una persona, un cittadino, chiunque, ha dignità, ha una qualità di vita migliore, una chiave di lettura del proprio futuro migliore, e se ognuno di noi ha un futuro migliore da raggiungere, un traguardo migliore, parteciperà a costituire e a costruire un traguardo e una società migliore. Ecco, noi come sindacato di polizia che vogliamo uscire dal corporativismo tipico, dei sindacati di polizia autonomi che per legge devono essere autonomi, ci ispiriamo invece alla confederalità. Quindi ecco perché ci chiamiamo SILP-CGIL, perché ci ispiriamo ai valori della CGIL e grazie alla CGIL stiamo cominciando a conoscere anche il mondo del lavoro a 360 gradi e questo ci aiuta parecchio a fare meglio il nostro lavoro. Il nostro lavoro che però e anche lì deve essere garantito, e noi questo facciamo dal punto di vista delle tutele, da dignità, da diritti, dalla democrazia interna, perché senza queste tre parole, dentro qualsiasi categoria di lavoro, non esiste poi una buona qualità del lavoro. Ecco, quindi dignità, diritti e democrazia all'interno della nostra categoria, delle nostre donne e uomini della Polizia di Stato, se garantiti, aiutano ad avere una qualità di vita e di lavoro sicuramente migliore di quelli che abbiamo per certi versi, ma che soffriamo perché la mission è quella che è, anche se i numeri sono pochi, l'età avanza, noi dobbiamo rendere un servizio ai cittadini, anche a costo della vita, ed ecco perché tra le due stragi è bene parlarne. Qual è la chiave di lettura che date a questa assemblea congressuale della SILP-CGIL? Allora, la chiave di lettura che noi abbiamo dato a livello nazionale per il SIPCGL è quella della polizia al servizio del paese, quindi vista in ottica della dignità dei diritti e della democrazia che offre, diciamo, a tutti i cittadini e alla nostra nazione. Noi poi come congresso qua a Grigentino abbiamo voluto anche ampliare questa tematica e abbiamo voluto anche ricordare il trentennale ricorrente delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, quindi
di quell'età stragista di 30 anni fa, e abbiamo anche aggiunto il fenomeno immigrazione, appunto, di cui la nostra provincia è attanagliata da ormai anche un trentennio, quasi come dall'inizio delle stragi. Quindi diciamo, noi chiediamo, il SIPCGL chiede alla nostra amministrazione, al governo centrale, che comunque apporti per affrontare questa emergenza, sia della criminalità organizzata, che in Sicilia non è per niente finita, e sia comunque anche per gestire il flusso migratorio dalle coste africane, che apporti un incremento delle forze in campo, delle forze dell'ordine e della polizia di Stato per affrontare queste tematiche, e soprattutto che comunque il valore aggiunto della polizia di Stato abbiamo voluto esplicitare in questo congresso, che è sempre a servizio del Paese, quindi per il Paese e per la nazione Italia.